Buonasera a tutti, buonasera, ci troviamo qui ad Eboli nel quartiere Paterno per presentare questa bellissima manifestazione, Paterno in Music. Buonasera, ci troviamo qui con una delle mamme di tanti artisti che sono presenti questa sera a questa manifestazione, è precisamente la mamma di Alex Damiani. Ciao, buonasera. Buonasera a voi. Dimmi un poco, come ti sembra questa manifestazione di questa sera? Mi voleva. Ci voleva, vero? Sì. Cosa ci puoi raccontare di tuo figlio? Quali sono i suoi progetti? Cosa ha in bagaglio riservato per il domani? Io voglio andare avanti. Io mi auguro che la farà. Certamente sì. E questa sera, tra oltre tuo figlio, quali sono i tuoi cantanti che preferisci? Fiorella. Benissimo. Ok. Va bene, io ti ringrazio, sei stata gentilissima, grazie mille. E a voi. E ci troviamo qui questa sera ancora con un'altra bravissima artista che questa sera salirà su questo bellissimo palco. E stiamo parlando della grandissima Fiorella. Oddio. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Grandissima, addirittura, grazie. Certamente sì, la tua voce è stupenda, quindi sei entrata nei cuori di tutti quanti noi. Dimmi una cosa, cara Fiorella, quali sono i tuoi progetti per il futuro? C'è qualche cosa che bolle in pentola, qualche nuovo progetto, qualche altro dischetto che deve uscire? Allora, sto preparando delle classiche, perché penso che ormai le classiche le possono cantare in pochi, solo chi magari ha, a parte la tecnica, però chi canta con il cuore, no? Quindi oggi sono in pochissimi che riescono, ecco, a cantare con il cuore. Poi proseguo come Maria Nazionale, io amo quella donna, è quella grandissima artista, quindi continuo con le sue canzoni, penso che meglio di così. Certamente, questo sì, sei una grande, quindi qualunque cosa tu faccia sarà sempre ben gradito dai tuoi fan. Ci canteresti un pezzettino? Diamo qualche anticipazione a chi ci sta ascoltando? Come no, certo. Allora, stasera vi faccio ascoltare una nuova cover, La, di Maria Nazionale, giustamente. La, mo so coccata la, e mo che chiagna fa, la viva immagina. La, mo so accorta la, amore io con te, non l'ho fatta mai. Ecco qua. Bravissima, grande Fiorella. Allora ti ascolteremo qui sul palco, ok? Auguri. Ed eccoci qui con un altro bravissimo artista e stiamo parlando di Alex Damiani. Buonasera Alex. Buonasera a tutti, anche a TV, come stai? Tutto bene? Tutto bene Alex, e te? Tutto bene. Sto qua, stiamo aspettando che inizi questo concerto bellissimo. Sei emozionato? Un pochino sì, un pochino, sempre, ci sta sempre. Certamente sì. Dimmi una cosa, Alex, ci vuoi rivelare qualche tuo progettino, qualche tua cosina che bolle in pentola? Diciamo che dicembre, fine dicembre uscirà il mio nuovo disco e ci sarà una ciliegina sulla torta, solo questo. Che bello, bellissimo. Ok, noi non ti vogliamo trattenere più di tanto, ti vogliamo ascoltare qui sul palco e quindi ti auguriamo tanta fortuna e a presto risentirci. Ciao! Ciao. Buonasera, ci troviamo qui questa sera con l'assessore all'ambiente e ai comitati di quartiere. Vogliamo chiedere all'assessore come nasce questo progetto Quartiere Paterno. Buonasera a tutti, ai telespettatori di Tele Salerno 24. Beh, il progetto è nato e buono, era stato un po' abbandonato negli ultimi anni dalle vecchie amministrazioni. Il quartiere Paterno è un quartiere che ha anima, è un quartiere che ha risorse, è un quartiere che ha le persone giuste e lo hanno dimostrato nella realizzazione del comitato stesso, che con le loro mani hanno ristrutturato e sono le stesse mani che suonano stasera. Quindi il nostro onore, ma il nostro onore è quello di stare vicino a queste persone che hanno nel cuore Eboli, e come ce l'ha il sindaco Massimo Cariello, che è nato in questo rione, è nato in questo quartiere e che sposa ogni iniziativa non solo di questo ma di tutti gli altri quartieri. Quindi
ascoltare le persone, stare vicino ed arrivare ad essere un tutt'uno, eliminando quelle barriere che la politica spesso crea attraverso l'istituzionalizzazione delle figure, ma in realtà siamo cittadini al servizio del popolo, vicino al popolo, nel popolo. Abbiamo un rione che si sta affacciando a una differenziata che esiste da 8 anni, ma che si faceva in maniera, sono assessore all'ambiente, lo dicevo prima, che si faceva in maniera non corretta, e tutto il discorso, che non sono solo gli eventi musicali, ma sono le iniziative che rende un quartiere vivibile, un quartiere sicuro, un quartiere abitabile a misura di uomo e di bambino, soprattutto perché sono loro il nostro futuro. Beh, noi crediamo in questo comitato di quartiere, ringrazio il presidente Rocco, che insieme a tutto il resto del direttivo stanno spingendo questa amministrazione e supportandola nelle iniziative attraverso decine di incontri, ma soprattutto progetti che porteremo a termine. Grazie a voi e arrivederci. Grazie mille, grazie, buona serata, ciao. Grazie mille.